Noi l'abbiamo titolata proprio Ripartenza perché per noi Maria Elena Boschi è stato il soggetto in cui alla fine del 2000, a dicembre 2019 è iniziata con lei l'avventura di Italia Viva e oggi è ripartita proprio questa 2 anni e mezzo di criticità. Dopo il lungo stop dovuto alla pandemia, si è tornati così in presenza a parlare delle tematiche che interessano l'Italia, ma anche il territorio provinciale aretino, e lo si è fatto nel corso dell'Assemblea Provinciale degli Iscritti di Italia Viva. Nell'occasione il coordinatore provinciale Gianni Olivelli ha tracciato la linea del partito nel territorio aretino. C'è stata tutta una parte di attività nuova che vogliamo fare. Intanto dal 4 di aprile noi avremo Marattin per quello che è il tema della riforma del fisco, l'avremo alla Casa dell'Energia e sarà per noi importante perché questo è un tema che cambierà un po' le sorti sia per le imprese, per i dipendenti, per le partite IVA, per i professionisti, tutto un mondo in cui da questa riforma dovrà vedere un mondo diverso. Poi parteciperemo in 5 piazze della nostra provincia, Arezzo, Sansepolcro, Castiglione Fiorentino, Bibbiena e Montevarchi, di un'iniziativa nostra nazionale che si chiama 1000 piazze, per far conoscere quella che è un po' la differenza che fa Italia Viva, i contenuti, cioè noi abbiamo portato a termine una serie di iniziative anche nel 2021, l'assegno unico, il tema che riguardava il problema della scuola, il recupero post-Covid, gli aspetti diciamo del sostegno psicologico ai ragazzi, quindi ci sono tutta un'attività che molte volte causa le televisioni e non sono a conoscenza, e quindi con questa iniziativa delle piazze vogliamo portare a conoscenza queste persone, tutti i cittadini di quella che è l'attività Italia Viva. E poi nei mesi successivi, da qui all'estate, sicuramente al di là delle elezioni amministrative che in questa provincia riguardano Monte San Savino e Monte Vignaio, però lavoreremo molto sul referendum della giustizia.